Torna la produzione di pasticceria interna del caffè Meletti, lo ha annunciato oggi nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso il locale storico di Piazza del Popolo il presidente della Caffè Meletti SRL Longino Carducci. Grazie alle nostre intuizioni, al nostro impegno e alla nostra buona volontà, la tanto attesa pasticceria del caffè Meletti viene finalmente restituita alla città di Ascoli e a tutto il nostro territorio, ha dichiarato il presidente della Caffè Meletti, ingegner Longino Carducci. Un chiaro segnale fortemente voluto dal nuovo consiglio di amministrazione della Caffè Meletti, società strumentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, in un'unità di intenti con la presidenza di Angelo Davide Galeati, di simbiosi con la locale comunità che attendeva da anni il recupero di una tradizione così cara alla città e non solo. Negli anni il caffè Meletti si è infatti distinto per l'elevatissima qualità del servizio e soprattutto per la sua pasticceria. Celeberrima era la pasta Pierina, creata in onore della moglie di Silvio Meletti, Pierina appunto. Oggi, dopo anni di attesa, finalmente torna ad essere attivo il laboratorio di Rua dei Notai a seguito dei lavori di adeguamento che consentiranno alla pasticceria Giusi D'Angelo Antonio, artigiana conosciuta ed apprezzata a livello regionale per le sue creazioni, sempre attente alla eccellenza delle materie prime, di ricreare i dolci della tradizione ascolana ed in particolare proprio la Pierina ed il cappello del prete. Presente alla conferenza stampa il giornalista Paolo Marchi, classe 1955, milanese, per una trentina d'anni firma del giornale che ha lasciato nel 2011 per dedicarsi all'idea che gli ha cambiato la vita, organizzare identità golose, congresso di cucina, pasticceria e servizio di sala, prima edizione nel gennaio 2005 a Milano. Come mai oggi è venuto ad Ascoli Piceno? È stato un bellissimo invito, sapendo che amo questi territori, ho sposato una ascolana di San Benedetto, posso dirlo, perché visto da Milano non riesco proprio a stabilire il confine fra le due città che sono eccellenze assolute. E poi perché ho tanti ricordi, ho scritto a lungo di calcio per via dell'Asco, di Rozzi, Adelio Moro e così via, per cui insomma, tanti tanti amici, giornalista attore, insomma, veramente tante, Mirko Petracci. E, insomma, belle realtà scolane dell'ultimo tempo e così, per cui mi era piaciuta l'idea che il Meletti tornasse, perché ci sono questi nomi di grandi pasticcerie e caffè nel mondo, in Italia così, però spesso sono un po' dei monumenti, dei musei, no? Entri e c'è un po' di polvere sopra, che poi era quella che si era depositata sul Meletti negli ultimi 20-30 anni. Insomma, vedere ripartire una leggenda è sempre molto bella. Per cui ben venga, ecco, un invito. Oggi si parlava di pasticceria, alta pasticceria. Sì, esattamente. Sì, perché poi cambia, è bello. Cioè, a parte il cabaret di pasticcini la domenica, il papà porta a casa sei bambini piccoli, così. Fa parte, sono piaceri della vita, no? Non ti pongono problemi, cioè, di linea sì, però di interpretazione. Magari la cucina moderna ci pone dei gusti nuovi, i sushi piuttosto che lo zenzero, insomma tante cose diverse da quello che siamo abituati. Poi la pasticceria e poi sono coccole, come se ti coccolasse la tua donna, la donna che ti ama, insomma, per cui vederla bella, non c'è niente di più triste di vedere le cose dozzinali in posti belli. I suoi prossimi impegni? Niente, registrare sempre per Striscia delle puntate interessanti, organizzare Identità Golosa 2022, e questo insomma, tante cose insomma, non fermarmi mai. Ecco, le faccio l'ultima domanda, cosa si aspetta per l'anno 2022? Bella domanda, mi aspetto che non potremmo fare a meno delle misure di sicurezza, su questo ce le porteremo per diversi anni, però vorrei poter pensare al futuro con un confine un po' più ampio dell'Italia, cioè tra poco devo andare con una cosa del gelato a Palermo, subito penso, madonna, speriamo che non ci sia questo, non ci sia quello, chissà quando torno là,
poi mi è arrivato un invito a Copenaghen di un certo ristorante a gennaio e sto sperando che si possa sempre volare. Cioè, c'è questa, cioè uno cerca di essere normale, ottimista, di guardare davanti, e poi c'è sempre un richiamo alla realtà che ti, non dico sconfortati, però insomma è un po' pesante, insomma passa dall'euforia all'accidenti, siamo ancora qui.